attivo da tanti anni, dal 2002. Noi ci occupiamo di fornire consulenza in materia di diritto di famiglia in particolare, poi in realtà la consulenza può coprire anche altri ambiti. Per quanto riguarda il diritto di famiglia, un servizio specifico, quello più importante, è quello per offrire un aiuto alle coppie che intendono separarsi consensualmente, e arriviamo alla redazione dell'accordo di separazione consensuale. Quindi le coppie che intendono separarsi consensualmente possono farlo anche da sole, però non è semplice procedere alla stesura dell'accordo per tanti motivi, sia giuridici che psicologici. Questo è un luogo in cui noi accogliamo le coppie che intendono separarsi e le aiutiamo, come dicevo, nella redazione del ricorso per separazione consensuale. Non facciamo una vera e propria attività di mediazione familiare, ma spesso cerchiamo di consensualizzare separazioni che all'inizio nascono con dei disaccordi. Il servizio è completamente gratuito, non occorre pagare niente, si possono anche avere più appuntamenti perché non sempre è possibile esaurire tutto in un unico appuntamento e poi se la separazione consensuale non riesce siamo costrette a indirizzare ad avvocati esterni perché non possiamo per motivi deontologici fare anche l'assistenza legale. Durante gli incontri sono emerse molte problematiche, tra le quali la più importante è la comunicazione tra gli ex coniugi, comunicazione che viene aggirata attraverso l'utilizzo più o meno consapevole del minore. Abbiamo cercato di andare oltre i meri aspetti giuridici e quindi per venire incontro alle diverse esigenze dell'utenza dello sportello abbiamo deciso di iniziare partendo dall'individuo e quindi abbiamo voluto dedicare 3 incontri proprio a questo tema, l'individuo, e poi in futuro affrontare altre tematiche, quindi la coppia, il rapporto genitori-figli. La separazione si presenta come un evento traumatico e destabilizzante nella vita degli individui e ciò comporta chiaramente la messa in atto di tutta una serie di strategie per far fronte all'evento. Ridefinire se stessi è il titolo che abbiamo dato al ciclo di 3 incontri che si terranno qui in Unione Femminile, che avranno proprio come tematica quella di cercare di fornire degli stimoli per favorire quella che è la fase di transizione delle persone che si sono separate da poco o anche che si sono separate da un lungo periodo, ma che comunque non hanno ancora totalmente ritrovato un loro equilibrio. Nello specifico, gli incontri saranno strutturati in modo molto pratico. Verranno proposti degli esercizi per favorire sia una discussione all'interno del gruppo che creare anche una cornice per la riflessione dei propri bisogni in questo periodo. In particolare si lavorerà su uno degli aspetti principali che viene definito, diciamo, danneggiato da eventi quali la separazione e, diciamo, difficoltà correlate, ossia quello della capacità di comunicare apertamente i propri bisogni ad altre persone in situazioni conflittuali, quali ad esempio i figli o il padre.